Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli Italiani. La conduttrice Barbara D'Urso dà vita ad un siparietto colorito dietro le quinte di pomeriggio 5, botta e risposta senza precedenti. Classe 57, la mattatrice partenopea Barbara D'Urso rappresenta uno dei pilastri di Mediaset, e intrattiene quotidianamente milioni di spettatori con il suo format pomeriggio 5. Veterana di reality, varietà e fiction televisive, la conduttrice rivendica da sempre le proprie origini partenopee e, nonostante la dizione impeccabile, dimostra un sano attaccamento alle proprie radici, da lei spesso definite terrone. E, in effetti, la campagna spicca nel bel paese per lifestyle sciolto e rilassato, qualità dell'artigianato, eccellenze enogastronomiche e, ovviamente, per il pittoresco dialetto regionale. Nelle ultime ore Barbara D'Urso ha ingaggiato un confronto tutto pepe con il cantante Salda Vinci nel backstage di pomeriggio 5, dopo aver compiuto una brusca irruzione nei camerini del conterraneo. Lo scambio di battute tra i due è già virale nel web. Barbara D'Urso e Salda Vinci, un battibecco tutto napoletano. A pochi minuti dalla diretta, la conduttrice ha sorpreso il cantante durante il momento della vestizione, comparendo nel suo camerino munita di smartphone e diretta Instagram. Barbara D'Urso si è informata: sei pronto o non sei pronto? Sei pronto o non sei pronto? Che sei in diretta? Salda Vinci ha replicato: sono pronto, arrivo tra pochi minuti. E dall'altra parte c'è una gnocca proprio. Chi è sta ragazzina? La conduttrice ha quindi celiato: sei rimasto sbalordito? Il performer ha ribadito: lo ero già prima, adesso ancora di più. Barbara D'Urso l'ha quindi incalzato: salutiamo i nostri amici terroni come noi, e salutiamo anche quelli del nord. E salut ma soreta. Salda Vinci ha abboccato: ciao, ciao, pure a Mount. Chi è Salda Vinci? Nato a New York da genitori italiani, e figlio d'arte di Mario Da Vinci, interprete della sceneggiata napoletana, Salda Vinci ha calcato le scene musicali sin dalla più tenera età. Ha esordito infatti davanti ad un pubblico pagante a soli 6 anni, duettando in seguito con regolarità con il celebre padre. Ha poi raggiunto la notorietà in Italia, e la sua proficua produzione musicale ha contribuito alla pubblicazione di ben 19 album in studio. Salda Vinci ha inoltre collaborato con artisti del calibro di Ornella Vanoni e Gigi D'Alessio, come testimoniano i relativi singoli di successo. Sposato con Paola Pugliese dal 1992, da cui ha avuto due figli, Salda Vinci ha recentemente dichiarato: sembra ieri dal nostro fatidico sì, sei sempre più bella e io sempre più innamorato. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.